Vigilia del terzo millennio, la gente sente ancora il bisogno di affidarsi alla chiromanzia, all'astrologia, ai maghi. E se fosse vivo Cagliostro, lui che cosa ci direbbe? Io ci credo all'oroscopo. Ma crede all'oroscopo? Sì, sì. E lo legge la mattina sul giornale? Quando sì, quando no. Mi sembrano fuori di testa. L'oroscopo lo leggo sempre, non fosse altro per debolezza professionale, perché so che è una cosa molto letta. Però purtroppo non riesco a crederci mai, ahimè. Preferirei crederci. In realtà dicono delle cose che sono false. Io non ci credo e non voglio crederci. No, non ci credo completamente. No, semmai leggo l'oroscopo così, per così uno, perché si diverte un po'. Non credo a quello che dicono le cartomanti. Sono delle prese in giro nei confronti della gente. È solamente un modo per estorcere soldi a chi ha bisogno di credere in qualcosa. Qual è la domanda più frequente che ti viene posta? L'amore. L'amore e il lavoro. La salute, solamente. E qual è la prima domanda che farebbe? La salute. Sul lavoro, magari, tanto per... Mi piace avere assai soldi. Tu che cosa potresti consigliare alla gente che vuole andare a farsi leggere le carte? Io praticamente consiglio sempre di non apparire triste, quanto mai, e di non dire mai quello che loro vogliono. Devono essere loro a indovinare, perché il momento in cui dicono che cosa, il problema qual è perché ci sta dicendo niente. Quando faccio le carte non voglio sapere niente, e se io chiedo perché cosa le vuoi farti, tu rispondi per amore, io vado sulla base, mentre io non voglio sapere perché cosa le vuoi. Ma credo che la gente ha bisogno di sentire una parola che dia sicurezza, che faccia guardare al futuro, che sappia costruire una speranza. È l'insicurezza, il presente magari non ti dà niente per ora e tu cerchi qualcosa nel futuro. Speri che il futuro ti vada meglio, speri che nel futuro possa avere successo, in amore, nel lavoro, in tutto. Ricorrere alle carte è un gesto di debolezza, ma è un desiderio di speranza e di un futuro. Però il futuro ce lo costruiamo noi. E qui il limite delle carte o di tutti gli altri accorgimenti a cui ricorriamo. Credo che la chiromanzia sia soprattutto basata sulla capacità di suggestionare la gente, per cui alla fine poi la gente finisce per credere che nella propria vita accada quello che gli è stato predetto, il che non è vero. Perché più che altro c'è gente che ricorrono a queste cose perché non possono avere l'amore di un'altra persona, lo rincorrono tramite queste cose, ed è sbagliato, anche se io sono una cartomante. E delle persone anziane cercano l'amore, invece gli si accicca un po' su uno che sanno anche raccogliere, cioè questa è una domanda strana, perché ammetto una ragazza viene a cercare l'amore, ma una che se ne ha 65 anni cerca l'amore, mi sa che è un po' esagerato.